Buongiorno, buon sabato 19 marzo, benvenuti a Mattino 6, ultimo appuntamento di questa settimana. Per iniziare facciamo gli auguri a tutti quanti si chiamano Giuseppe e ovviamente a tutti i papà, perché oggi è la festa di San Giuseppe, anche festa del papà. San Giuseppe, come sapete, è lo sposo di Maria e padre putativo di Gesù, è venerato come santo dalla Chiesa Cattolica e da quella ortodossa. Il nome Giuseppe l'ha resa italiano dell'ebraico Yusef attraverso il latino Josephus. Fu dichiarato patrono della Chiesa Universale dal Beato Pio IX l'8 dicembre del 1870. Ovviamente, come dicevo in precedenza, oggi è la festa del papà, una ricorrenza civile diffusa in tutto il mondo, in molti paesi. Questa ricorrenza è fissata per la terza domenica di giugno, nei paesi cattolici molto spesso coincide con la festa di San Giuseppe, che è anche la festa della famiglia. Allora, iniziamo adesso con i nostri giornali, andando sulle prime pagine, e partiamo dalla prima pagina del Messaggero. Eccola qui, possiamo vederla insieme. Bussi riparte dall'appello, la Cassazione respinge il ricorso diretto dei PM di Pescara e trasmette gli atti all'Aquila. Finisce in archivio l'inchiesta sul giudice sospettato di pressioni per arrivare alle assoluzioni. Dunque questa è l'apertura scelta dal Messaggero, una notizia importante per la nostra regione. Di Bussi si è tornato a parlare già da qualche giorno per i dati diffusi dall'ARTA relativamente all'inquinamento delle acque, inquinamento che prosegue nonostante i tentativi di arginare il percolamento dalle discariche di rifiuti tossici. Restiamo sempre alla prima pagina del Messaggero Abruzzo e andiamo a vedere quest'altra notizia di cronaca. Impiegate delle Poste in ostaggio, Lanciano, rapinatori per colpa della crisi. Lasciateci prendere i soldi, tanto sono dello Stato, non vostri, hanno detto i due malviventi che ieri mattina, armati di pistola, hanno assaltato l'ufficio postale di via Sigismondi nel quartiere Santa Rita a Lanciano, circa 20.000 euro il bottino. Andiamo a centropagina, mare inquinato, indagati due dirigenti dell'ACA, Valpescara, Sigilia, fogne e depuratori. È accaduto a Manoppello e Letto Manoppello e agli scarichi fognari di Tocco Casauria. Due dirigenti dell'ACA indagati nell'ambito dell'inchiesta sulle cause dell'inquinamento del mare, si legge nella didascalia. I due dirigenti sono Lorenzo Livello e Bartolomeo Di Giovanni. Ancora a centropagina, però cambiamo argomento, vincita da 5 milioni tra sacco di Visa, tra Fortuna e Bufala. Caccia al misterioso fortunato del maxi miliardario, ma molte cose nella ricostruzione non tornano. Andiamo a vedere di spalla, torta amara dei lavoratori da un anno senza stipendio, la vertenza Maiella Morrone riesplode in tutta la sua drammaticità e ieri c'è stata una manifestazione di protesta sotto la sede della Regione Abruzzo a Viale Bovio. Andiamo adesso nel taglio basso della prima pagina del Messaggero Abruzzo, turismo bianco, una cordata privata per il Gran Sasso in corsa per la gestione del complesso sciistico, il consorzio La Compagnia degli Appennini, guidato dai fratelli Lallini, titolari degli impianti di Campo Felice, da Massimiliano Borlotti della Monte Magnolia di Ovindoli e dai proprietari delle stazioni di Passo Lanciano, Roccaraso, Rivisondoli, Pizzalto, Monte Pratello, che hanno risposto al bando esplorativo per la manifestazione di interesse. Andiamo adesso sotto la testata del Messaggero Abruzzo. Il giorno e la notte a pescare, la notte di Silvestri, il cantautore di scena al massimo. Poi il calcio di Lega Pro, il Teramo cerca punti ad Arezzo e torna Petrella. E il calcio di Serie B, la Padula Napoli, si tratta Virtus a caccia dell'impresa contro il Cesena. Ma la notizia più importante è quella che riguarda ovviamente il bomber biancazzurro, sulle cui tracce ci sarebbe il Napoli del presidente De Laurentiis. Andiamo adesso a vedere le prime pagine del Centro e dunque andiamo a recuperarle rapidamente. Iniziamo dalla prima del Centro di Pescara.
Andiamo a vedere la prima pagina, eccola qua. È vero, ho fatto prestiti truffa, cronaca giudiziaria in primo piano, Montesilvano, la consulente finanziaria confessa e torna in libertà. E poi a centro pagina la vertenza Maiella Morrone con la fotonotizia, i lavoratori consegnano ad Alfonso la torta delle bugie nell'ambito appunto della manifestazione di protesta che si è tenuta ieri mattina in Viale Bovio a Pescara. Nelle cronache, incontro De Laurentiis Sebastiani, c'è anche il Napoli sul bomber La Padula, abbiamo letto in precedenza l'interessamento del Napoli di De Laurentiis per il gioiellino del Pescara ex Teramo. Il club partenopeo vorrebbe prenderlo pagando una parte fissa e un'altra a obiettivi. Sebastiani valuta La Padula non meno di 5 milioni di euro ed è già in parola con la Juve, lo ricorderete, dal mercato invernale. Poi inquinamento del fiume, scarichi, indagati due dirigenti dell'ACA, scattano i primi sequestri per i depuratori, gli scarichi fuori legge nell'ambito dell'inchiesta sull'inquinamento del fiume Pescara. E poi in Pescara aspettava di giocare a carte, muore a 38 anni davanti alla stazione. Sotto la fotonotizia, gratta e vinci da 5 milioni, trasacco, la fortuna premia un sessantenne del posto. Andiamo a vedere anche lo spazio delle idee. Migranti, il dazio pagato al sultano, è l'articolo di Gian Cesare Flesca. E poi Renzi si gioca tutto in autunno, invece l'editoriale di Bruno Manfellotto. Nel taglio basso troviamo il Buongiorno Abruzzo, firmato da Domenico Ranieri, ruba gli sci a un poliziotto e finisce nei guai. Questa è la notizia riportata dal Buongiorno Abruzzo. Andiamo adesso avanti con la lettura delle prime pagine del centro, passiamo all'edizione di Chieti. Ex Carichieti chiesto il fallimento, questo il titolo di apertura, sofferenze per 450 milioni, il giudice può dare via libera alla bancarotta. Andiamo a vedere nelle cronache a Lanciano il colpo a mano armata, rapinano per crisi l'ufficio postale, le hanno minacciate con due pistole, poi legate alle sedie, hanno detto loro di stare calme, che non le avrebbero toccate, che rubavano per necessità, hanno preso infine i soldi, circa 20.000 euro e sono fuggiti. E la rapina a mano armata avvenuta ieri intorno alle 8 all'ufficio postale di via Sigismondi nel quartiere Santa Rita a Lanciano, due rapinatori col volto semicoperto da un cappello hanno fatto perdere le loro tracce. In Vasto la visita della Chiavaroli, il carcere di Vasto è il più bello d'Italia, così il sottosegretario alla giustizia in visita alla casa circondariale di Torre Sinello a Punta Penna a Vasto. E poi entra nelle case un ladro acrobata, terrorizza lo scalo, nelle cronache di Chieti. Ritroviamo la notizia del Gratta e Vinci, mentre a centropagina si parla di sport. I Frentani in campo al Biondi e nella MotoGP il Vastese sogna. Lanciano all'assalto del Cesena, Iannone vola a Doha. Oggi al Biondi alle 15 il Lanciano ospita il Cesena per continuare la rincorsa alla salvezza. A Doha invece nel pomeriggio le qualifiche della MotoGP, nelle libere il più veloce è stato il Vastese Andrea Iannone, che punta a vincere una gara nel 2016. Andiamo avanti ancora con il quotidiano Il Centro, passiamo alla prima di Teramo. Rifugiati politici arrestati per droga, ancora cronaca in apertura, spacciavano ad Alba e un altro migrante fa un furto a Montorio. Nelle cronache poi il sistema si blocca, ASL slitta il concorso con 6.000 candidati, finale a sorpresa per il concorso per 56 posti da operatore sociosanitario alla ASL di Teramo. Poco prima della scadenza dei termini il server del sistema informatico deputato a ricevere le domande si è fermato. La ASL è stata investita da telefonate di protesta di aspiranti candidati da tutta Italia e il DG Fagnano ha deciso di prorogare di un mese i termini del bando, ma ovviamente è scattata la polemica. A Giulianova, affidata ai servizi sociali, condannata senza saperlo, è stata scarcerata nel dicembre scorso, era stata arrestata dopo che era diventata definitiva una condanna per bancarotta della quale non sapeva niente, tanto che non aveva presentato appello. Adesso una professionista giuliese di 53 anni ha potuto lasciare il carcere e sconterà la pena con l'affidamento ai servizi sociali.
In Teramo lo prevede la Team, un centro del riuso per diminuire i rifiuti. Andiamo a centropagina. Calcio, il Teramo oggi in campo ad Arezzo, Campitelli, progetto Acquaviva fermo, io cerco un socio. Mentre la squadra cerca punti salvezza oggi ad Arezzo, il patron Campitelli guarda al futuro, dà una tirata d'orecchia al sindaco Brucchi, all'assessore di Giovan Giacomo, che vedete nella fotografia, sulla gestione del campo Acquaviva e dice di cercare un socio al 20%. Andiamo ancora avanti con la lettura del centro. L'ultima delle quattro prime pagine provinciali è quella di L'Aquila Avezzano Sulmona, picchiata e rapinata dall'ex marito Avezzano. L'uomo si è assentato dal lavoro per aggredirla. Andiamo nelle cronache. Calcio di Lega Pro, oggi al Fattori. L'Aquila all'assalto del Pisa di Gennaro Gattuso. Fischio d'inizio alle ore 15. Di fronte il Pisa del campione del mondo del 2006 Gennaro Gattuso. I nerazzurri sono secondi nel girone B di Lega Pro e inseguono la capolista Spalli. I rossoblù di Perrone invece sono a caccia di punti per evitare la pericolosa coda dei playout. In L'Aquila lavori per 7 milioni, appalto della banda larga, il TAR boccia Telecom. I giudici del TAR dell'Aquila hanno respinto la richiesta di sospensiva di Telecom contro l'affidamento ad un'altra azienda di un appalto da 7 milioni per realizzare una rete a banda larga nella regione. Secondo i giudici, Telecom non ha fornito tutte le informazioni necessarie per poter partecipare e vincere la gara. In Sulmona, morte due sorelle, febbre suina killer, si teme il contagio. A centropagina la fotonotizia Avezzano, lezione di teatro agli studenti del liceo classico, il regista Bucci Rosso, mattatore tra gli studenti. Il noto regista napoletano Carlo Bucci Rosso, lo leggiamo nella didascalia, ha incontrato gli studenti del liceo classico Torlonia di Avezzano che seguono il corso di giornalismo del quotidiano Il Centro. Nella sua dissertazione ha parlato di vari temi che vanno dai ruoli comici fino al cinema d'autore. Lasciamo il quotidiano Il Centro, ma proseguiamo con la lettura delle prime pagine regionali e andiamo a vedere la prima della città, quotidiano della provincia di Teramo. Migranti beccati a spacciare droga, questo è il titolo di apertura. Blitz dei carabinieri al ferro di cavallo di Alba Adriatica, arrestati tre rifugiati politici del Gambia. Poi a centropagina la fotonotizia, i veleni di Bussi, l'ultimo appello, il titolo, la Cassazione infatti rinvia il processo in Corte d'Assise d'Appello all'Aquila. Di spalla l'intervista a Paolo Gatti di Dalmazio Sindaco, io lo sosterrei, così Gatti. E poi Giulianova, la pulizia adesso passa all'ente Porto e sotto la fotonotizia, ente acqua e stallo in provincia, salta la nomina del rappresentante, 22 voti contro 22. Andiamo nel taglio alto, proroga di 40 giorni per il bando per operatore sociosanitario, concorso SS riaperto quasi a tempo scaduto, abbiamo letto in precedenza del problema al sistema informatico. Nel taglio basso, Roseto esposto contro i lavori in via Colombo e poi la Lega Pro, Teramo in trasferta ad Arezzo senza Petrella e Cenciarelli. Questo per quanto riguarda i titoli e le principali notizie dalla nostra regione. Adesso apriamo la pagina dedicata al nazionale, iniziando dai principali quotidiani italiani. Partiamo dal Corriere della Sera. Ovviamente in apertura il blitz a Molenbeek, preso Salah, l'assassino fantasma. Bruxelles, le sue impronte nel covo scoperto martedì, era in Belgio da settimane, nascosto e protetto nella via dove è cresciuto. L'ultimo killer del Bataclan, arrestato dopo 4 mesi di fuga. Altri blitz in serata a Molenbeek, 4 i fermi in totale. Una notizia importante per quanto riguarda le stragi di Parigi. E poi a centropagina, intesa con Ankara, la UE concederà fino a 6 miliardi di aiuti, stop ai migranti, dal 4 aprile saranno riportati in Turchia. Andiamo avanti con la lettura dei giornali nazionali. La Repubblica ha preso lo stragista del Bataclan, il titolo di apertura. Salah Abdeslam era l'uomo più ricercato d'Europa, ferito e catturato in un blitz a Bruxelles. Era nascosto nello stesso quartiere degli altri terroristi dell'ISIS e gli abitanti contestano la polizia.
E poi a centropagina l'intesa Europa-Turchia, la Turchia accetta i migranti. Di spalle il reportage La primavera di Cuba, aspettando Obama, domani arriva Barack, lui è già un divo, ma la via dei diritti è ancora lunga. Andiamo avanti con la stampa. Battaglia a Bruxelles, preso Salah, ferito e catturato dopo un conflitto a fuoco con le forze speciali, arrestati anche altri quattro sospetti. L'uomo delle stragi di Parigi era in Belgio da settimane. Hollande ha annunciato la richiesta di estradizione. A centropagina una notizia curiosa: nella scuola dove c'è solo l'iPad, addio a zaini e libri, nel Novarese la rivoluzione educativa. E poi gli illegali non resteranno in Grecia, si parla dell'accordo tra l'Unione Europea e la Turchia, c'è l'intesa rimpatri da domani, intervento in Libia, Renzi agli alleati, quel governo non è ancora legittimo. Sapete tutte le perplessità del governo italiano per un intervento pesante in Libia. Poi il Sole 24 Ore, il quotidiano economico italiano. Apertura differente, BPM Banco Popolare avanti tutta sulla fusione. Governo in campo, il ministro delle Finanze Padoan dice le condizioni della BCE saranno rispettate. I rilievi della vigilanza dell'Unione Europea non fermano le trattative tra le due banche. Martedì i CDA decisivi. E poi il Fondo Monetario Internazionale con Draghi sulle riforme, la svolta sulla governance europea chiesta dal presidente della BCE ai leader europei. Ritroviamo ancora la notizia dell'accordo sui migranti, intesa Unione Europea-Turchia, aiuti per 6 miliardi ad Ankara. Renzi, rispettate i nostri paletti sui diritti umani, crisi libica, il premier vede Cameron, Merkel e Hollande, rispettivamente primi ministri di Gran Bretagna, Germania e Francia. Accordo subito operativo dal 4 aprile, via dalla Grecia tutti gli irregolari. Il messaggero, il boia di Parigi preso a casa sua, ferito e catturato Salah Abdeslam, il jihadista ricercato per le stragi nella capitale francese, il blitz delle forze speciali a Molenbeek, quartiere di Bruxelles, altri quattro arresti di altri sospetti terroristi. E poi si nascondeva come un boss scoperto grazie ad una soffiata. L'accordo sui migranti con Ankara dall'Unione Europea 6 miliardi al governo turco per gestire l'emergenza migranti. E sempre sull'emergenza profughi l'Europa si corregge con colpevole ritardo e l'opinione di Carlo Nordio. Andiamo sul giornale, il killer del Bataclan, presa la belva islamica, Salah era a casa sua a Bruxelles, protetto dai musulmani moderati che hanno fischiato i poliziotti. Un uomo, intanto, cambiando argomento, un uomo compra la moglie, il giudice italiano approva la Sharia e poi i migranti, accordo con la Turchia, alla fine li terremo tutti con noi. Questa è la posizione del giornale. Andiamo su Libero. Rubano le case, li premiano dai furti nelle abitazioni ai furti delle abitazioni. Famiglia italiana torna dal lavoro e trova l'appartamento occupato dai Rom. La polizia interviene, però si ferma davanti alla zingara col bimbo in braccio. Risultato: i legittimi inquilini devono andare in albergo. Ma che paese è? Si chiede Libero. E poi la politica con questa simpatica vignetta. Il cavaliere strizza l'occhio ad Alfano, via col centro, ovviamente un gioco di parole citando il famoso film Via col vento. Il tempo, preso il bastardo terrorista islamico con la foto di Salah Abdeslam e la foto dell'interno del Bataclan, la mente delle stragi di Parigi, Salah ferito e catturato, arrestato a Bruxelles assieme a quattro complici, legami con l'Italia, il quartiere si ribella al blitz nel covo, sassi alla polizia. Andiamo sul Mattino di Napoli, ancora la cattura di Salah Abdeslam in primo piano, preso vicino a casa sua, blitz a Bruxelles, super ricercato ferito e arrestato con un complice.
Andiamo a centropagina, le interviste del mattino. Ho vissuto un anno con 20 euro, ora voglio lo scudetto. Il regista convocato in nazionale racconta la sua gavetta. Mi aiutavano i preti, ammiro Kakà, ma mi ispiro a Pirlo e a Xavi. Questo per quanto riguarda il Napoli. Andiamo ancora avanti. Avvenire, la casa chiusa. La UE organizza la controtratta dei rifugiati e riapre il negoziato per l'adesione di Ankara. Il fatto, da domani ripartono i respingimenti per gli irregolari, la Turchia ottiene 3 miliardi. Parolin, umiliante sbarrare le porte. E poi, stragi di Parigi presa la mente, Maxi Blix a Bruxelles, nella fotonotizia ferito e catturato Salah Abdeslam. Il consiglio della CEI sulle trivelle, la bussola e la Laudato Si', l'enciclica del Papa Galantino, dice ci sia un dibattito serio, una notizia che riguarda anche la nostra regione, quella sul referendum per il no alle trivelle. Andiamo sull'Unità, non ammazzerà più il titolo di apertura, finalmente preso Salah Abdeslam, il massacratore del Bataclan, era a Bruxelles, catturati anche i suoi complici, chi ha protetto la cellula dell'ISIS nel cuore dell'Europa, si chiede l'Unità. E poi a centropagina i migranti, intesa Unione Europea-Turchia, tendopoli al collasso, così l'Italia aiuta l'Africa, i muri sono inaccettabili, scrive il Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella. Il manifesto, gli ottomani, questo il titolo sulla fotonotizia. L'Unione Europea assume i turchi per fermare i migranti. Da domani i rifugiati che arriveranno sulle isole greche potranno essere respinti indietro perché, nonostante la perenne violazione dei diritti umani, la Turchia è considerata un paese sicuro, pronto per entrare in Europa. E poi il referendum antitrivelle, Vescovi per il sì, PD monta la protesta. Andiamo sul Fatto Quotidiano, ancora il referendum in primo piano, i Vescovi trivellano Renzi, colpo all'astensione indicata dai democratici, discuterne con attenzione, dicono i Vescovi. E poi sotto la testata la notizia della cattura di Salah Abdeslam. E poi in questa vignetta, facce toste, dopo la condanna a 2 anni, il PD difende Verdini, discuterlo è lunare. E vedete la vignetta, Verdini non è al governo, sì, gli ho detto che non ci sei, ma non ti muovere finché non se ne sono andati. Questa è la simpatica vignetta proposta dal Fatto Quotidiano. Andiamo rapidamente sui quotidiani sportivi nazionali, prima di passare al meteo, alla Gazzetta dello Sport. Roma-Inter per il terzo posto, brividi Champions il titolo con le fotografie di Spalletti e Mancini. Spalletti cerca la nona di file, punge, Toir sempre contento anche se è quinto. Mancini non può sbagliare, torna un vecchio duello, le mosse chiave della partita. E poi roulette Sanremo, Nibali vuole fare la festa a Cancellara, Sagan e Company per quanto riguarda una classica del ciclismo, la Milano-Sanremo. E poi il Corriere dello Sport, qui ballano 50 milioni e sfida Champions tra Spalletti e Mancini e il terzo posto vale per un grande futuro. Ovviamente la qualificazione Champions pone insomma bei soldini sul piatto dei bilanci delle società. C'è uno spettacolare Roma-Inter allo Stadio Olimpico, ore 20:45, sotto la testata Alba Rossa, perché domani mattina alle 6 il primo GP della stagione parte in Australia, caccia Ferrari alla Mercedes campione. Andiamo ancora avanti con Tutto Sport. Pogbeng, la Juve si prepara al divorzio che porterebbe 100 milioni per un grande mercato. Dunque si rincorrono voci di mercato sul gioiello della Juve, Pogba. Lasciamo lo sport nazionale, lasciamo per un attimo i giornali, diamo spazio al meteo con il collegamento con il nostro esperto Giovanni De Palma di abruzzometeo.org. Buongiorno a te Giovanni. Buongiorno Alfredo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Che tempo farà nel weekend? A te. Avremo finalmente condizioni di tempo stabile sulla nostra regione perché è prevista la rimonta che già si è verificata di un promontorio di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile prevalentemente soleggiato con temperature in aumento
su gran parte del territorio regionale. C'è da segnalare tuttavia la possibilità di annuvolamenti pomeridiani, soprattutto sulle zone montuose, durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio. Annuvolamenti insomma tipici un po' della stagione in corso. Occasionalmente ci potrebbe essere anche qualche precipitazione localizzata sulle zone montuose, ma in attenuazione nel tardo pomeriggio e in serata. Poche novità nella giornata di domenica, ancora tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con un clima gradevole durante le ore centrali e nel primo pomeriggio, però poi c'è da segnalare, Alfredo, un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire da lunedì, ma ancor più nelle giornate di martedì e mercoledì, perché è prevista la formazione di una vasta circolazione depressionaria dapprima sulle Baleari, in ulteriore approfondimento proprio sulla nostra penisola e sulle regioni centrali. Di conseguenza, tra martedì e mercoledì avremo condizioni di maltempo sulla nostra regione, maltempo che si tradurrà con piogge diffuse, localmente anche di forte intensità, temporali, forti raffiche di vento, venti dai quadranti settentrionali. Poi è prevista anche una generale sensibile diminuzione delle temperature da mercoledì, con probabile neve anche al di sotto dei 1000 metri. Una situazione questa che, alla luce dei dati attuali, continuerà a manifestarsi almeno fino a giovedì. Poi da venerdì sembra, ma il condizionale è d'obbligo, che la situazione torni a migliorare, ma di questa situazione ne riparleremo diffusamente nei prossimi giorni, Alfredo. Ovviamente c'è grande attenzione sul meteo nella settimana di Pasqua e soprattutto con l'avvicinarsi al giorno di Pasquetta per le tradizionali gite. Insomma, continuate a seguire il sito di abruzzometeo.org per essere sempre aggiornati sulle condizioni meteorologiche sulla nostra regione. Possiamo tornare a vederlo insieme con la regia di Gianni D'Areo, eccolo qui il sito, e poi vediamo anche le due pagine Facebook, quella di Abruzzo Meteo, la vediamo in questo istante, e poi la pagina Facebook di Giovanni De Palma. Grazie Giovanni per essere stato con noi, ti auguro una buona giornata e un buon fine settimana. Grazie Alfredo, una buona giornata e un buon fine settimana anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Noi ci fermiamo per il break pubblicitario e poi torniamo con la seconda parte di Mattino 6 dedicata all'approfondimento delle notizie dalla nostra regione. A tra poco. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo ai quotidiani regionali e ripartiamo dalla pagina Abruzzo del Messaggero. In primo piano la Cassazione che riporta Bussi in appello, respinto il ricorso diretto dall'accusa, rischio prescrizione per il processo. Intanto a Campobasso finisce in archivio l'inchiesta sul giudice Romandini sospettato di premere per l'assoluzione, scrive Maurizio Cirillo. Restiamo sempre a questo argomento, ci spostiamo adesso sul quotidiano Il Centro. La discarica di rifiuti tossici, Bussi, il processo riparte dall'Aquila, la Cassazione converte in appello i ricorsi dei PM che vedete nella fotografia, Anna Rita Mantini e Giuseppe Bellelli, che chiedevano l'annullamento della sentenza del Tribunale di Chieti, della Corte d'Assise di Chieti. Per gli Ermellini è legittima la sentenza di primo grado che ha mandato assolti 18 imputati. A Campobasso intanto aperto un fascicolo dopo alcune dichiarazioni dei giudici popolari della Corte d'Assise. Insomma, questo è un po' il quadro della vicenda Bussi, che dunque tornerà alla Corte d'Assise d'Appello all'Aquila. Un processo, lo ricorderete, che ha generato tantissime polemiche per la sentenza emessa dal presidente della Corte d'Assise di Chieti, Camillo Romandini. Andiamo avanti con la lettura della pagina Abruzzo del Centro e cambiamo argomento. Dopo la sentenza della Cassazione, ora accatastate le piattaforme e fate pagare l'ICI. In questo senso è stato capofila il comune di Pineto, che ha vinto una lunga battaglia legale proprio per il riconoscimento del tributo ICI per quanto riguarda le piattaforme petrolifere a largo, in questo caso della costa di Pineto, e dunque l'Associazione dei Comuni scrive agli enti locali, ma a quali municipi appartengono i tratti di mare? Infatti è questo uno dei temi legato alla sentenza emessa dalla Cassazione.
Di spalla troviamo invece l'emergenza abruzzese in Venezuela, il CRAM si mobilita, ci sono stati, lo ricorderete, diversi episodi di cronaca nera purtroppo nel Venezuela, un paese in crisi e sempre più problematico dal punto di vista della sicurezza. Scendiamo nel taglio basso e troviamo la polemica in carico a Lili Mandara, via al dibattito, la blogger va all'ACA, l'ufficio stampa, i fan la sostengono, D'Alessandro dice sei evaporata. Andiamo ancora avanti e passiamo alla pagina di Pescara del centro. L'assistenza a costi ridotti. Arriva la badante di condominio, cura collettiva per gli anziani. Operatrici specializzate si occuperanno di più persone non autosufficienti di uno stesso palazzo. Il comune, così le famiglie possono risparmiare sulle spese. La sperimentazione partirà tra 15 giorni e noi su questo argomento andiamo ad ascoltare il servizio di Paolo Renzetti. Nasce a Pescara la figura della badante di condominio, un'iniziativa anche originale che nasce da una necessità importante. Questo progetto ci è stato presentato da una cooperativa e noi lo stiamo condividendo con la NACI, che è l'associazione degli amministratori di condominio, per cui verranno individuati dei condomini nella città di Pescara dove inizialmente verrà messa una badante in maniera gratuita, in prova per una quindicina di giorni, che dovrebbe cercare di essere di ausilio e di supporto a tutte le persone presenti all'interno del condominio. Sono poche i nuclei familiari in grado di poter avere una badante fissa, per cui in questa maniera qui si cerca di fare in modo di mettere all'interno del condominio una persona che si occupa dei bisogni di tutte le persone presenti all'interno del condominio, quindi necessità di andare a fare la spesa, di essere accompagnata dal medico, di avere un'assistenza in casa anche notturna, cercando di ridurre i costi per gli utenti e facendo in modo che si creino le possibilità di nuovi posti di lavoro. Questa cooperativa con la quale noi ci stiamo rapportando sarà molto attenta nel selezionare queste persone, per cui voglio dire, io credo che sia un passo di grande civiltà per aiutare persone che vivono situazioni di disagio. A Pescara i numeri dicono che la popolazione over 65 è in continuo aumento. Considerando le situazioni in generale di grande difficoltà che vivono le amministrazioni, noi per quanto ci riguarda stiamo cercando di trovare strumenti anche alternativi ai soliti strumenti per cercare di venire incontro a questa popolazione che cresce e, voglio dire, legata al fatto che naturalmente l'età media si allunga e quindi cresce questo tipo di popolazione. Andiamo avanti sul centro, lo sciopero, vertenza Maiella Morrone, ecco la torta delle bugie d'Alfonso, la darò ai giudici, al governatore il dono dei 63 lavoratori, simbolo di promesse non mantenute, poi Luciano si impegna a conservare i libri contabili, a consegnare, scusate, i libri contabili alla magistratura. Ieri in regione tra l'altro c'è stata anche una delegazione degli ex interinali di Attiva, sempre per protestare per la stabilizzazione del loro posto di lavoro. E continuiamo sul centro con la protesta invece dei lavoratori del Maiella Morrone, ci hanno ridotti come schiavi, la rabbia dei dipendenti costretti a lavorare senza salario per evitare le denunce, la rabbia che ritroviamo anche nei cartelli che potete leggere nelle fotografie, rabbia che ritroviamo anche nelle dichiarazioni raccolte sempre da Paolo Renzetti. Prosegue la protesta dei dipendenti dell'azienda Maiella Morrone qui dinanzi la regione a Pescara. Avete appena incontrato il sottosegretario Mazzocca. Qual è stato l'esito di questo incontro? Aria fritta come ci immaginavamo, cioè nessuna risposta concreta se non un'esternazione di solidarietà. Come sempre sono tutti solidali, fate bene a protestare, è giusto protestare, però poi alla fine non, in realtà una soluzione non esce fuori da nessuno, non gliene può fregare di meno. Questo è un piano politico, portare avanti la cosa fino a che non si sono fatti i loro sporchi affari, non hanno sistemato le cose nel migliore del modo, dei modi per loro e non per noi. La sofferenza dei lavoratori è l'ultimo dei loro problemi e si devono proprio veramente vergognare. Vogliamo un attimo ricordare qual è la vostra situazione? Allora, la società è entrata in sofferenza da anni, quindi sono anni che noi non percepiamo più
più gli stipendi alla data canonica, cioè quando si devono avere, ma sempre con ritardi di 2, 3, 4 mesi, fino ad arrivare a maturare 11 mesi. Quindi siamo stati costretti a fare azioni pesanti, occupazioni e lavorare, tutto senza interrompere il servizio, proprio perché si tratta sempre dei servizi essenziali. Avete presente una cosa a ping pong che dura da anni sulla pelle dei lavoratori. Dramma davanti alla stazione a Pescara, muore di colpo a 38 anni in attesa di giocare a carte. La disgrazia è avvenuta al termine degli autobus, l'uomo era sofferente di cuore, si trovava con un gruppo di amici, all'arrivo dell'ambulanza era già spirato. Poi questa mattina alle 11.30 ci saranno i funerali di Giovanni Mancini, papà di Geremia, ex segretario dell'UGL, aveva 92 anni, ovviamente ci uniamo al cordoglio del quotidiano Il Centro, anche quello della redazione di TV6 per Geremia Mancini. E poi l'inquinamento elettromagnetico, antenne, serve un piano regionale. Andiamo avanti, altro raid in comune, ladri in azione all'ufficio anagrafe, sfondate le porte per entrare, il quinto caso in pochi mesi, Di Pietro assicura, adesso aumenteremo la sicurezza. E poi Teodoro e Pignoli, presto un corteo contro le prostitute, i consiglieri comunali della lista Teodoro a Pescara sono tornati a porre l'accento sul problema prostituzione nel capoluogo adriatico. Andiamo avanti e andiamo a vedere quest'altra notizia. 17 anni è incinta e ruba con la complice 13enne. Le ragazzine intercettate a San Giovanni Teatino dai vigili dopo un furto in casa, gli agenti avvisati da un cittadino le hanno inseguite e denunciate. Andiamo alla pagina di Pescara e provincia, operaio spoltorese morto, la trasfusione era corretta, l'autopsia non ha ancora chiarito le cause del decesso improvviso ma esclude che siano stati commessi errori da parte dei medici o utilizzo di sangue infetto. Andiamo sulla pagina di Montesilvano e apre con la cronaca, prestiti truffa, Pestilli confessa ed è libera. La consulente ammette le proprie responsabilità e il giudice le impone il solo obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria. La vicenda riguarda un'inchiesta della Guardia di Finanza su prestiti truffa per circa 300 milioni di euro. Il provento di questa consulente, secondo la Guardia di Finanza, sarebbe stato di circa 330 mila euro frutto di parcelle su questi tre prestiti che però, secondo le indagini, non sarebbero mai arrivati. La polemica. Orsini sull'azienda speciale, il PD faccia mea culpa sempre a Montesilvano, garanzia giovani, nessun idoneo per l'ufficio turismo del comune. Andiamo ancora avanti con il quotidiano Il Centro e passiamo adesso alla pagina di Francavilla dell'area metropolitana. Luciani sul fronte antipetrolio. Francavilla ha presentato in municipio il comitato a sostegno del sì contro le trivelle in Adriatico e sempre a Francavilla l'ora della terra stasera luci spente nel comune rivierasco, che aumenta anche la raccolta differenziata, come vedete dal titolo, picco del 68,9% a febbraio, questi i nuovi dati diffusi dalla Cosveca, che è la società che si occupa della raccolta dei rifiuti a Francavilla. Andiamo nella pagina di Penne Popoli dell'Alta Val Pescara con la cronaca, una operazione importante nell'ambito delle inchieste sull'inquinamento del fiume Pescara. Due dirigenti dell'ACA sono indagati per gli scarichi nel fiume, sigilli della Guardia Costiera e della Forestale ai depuratori di Manoppello e Letto Manoppello, sotto sequestro un impianto abusivo a Tocco da Casauria. Come detto, indagati
due dirigenti dell'ACAR, Lorenzo Livello e Bartolomeo Di Giovanni. L'inchiesta è condotta dalla Procura di Pescara e dal sostituto procuratore Andrea Papalia. Ora, dopo l'intervento della Procura, e ora i lavori assumono i caratteri dell'urgenza, l'ACAR ha risposto con una nota a quanto accaduto ieri mattina con i sigilli posti dalla Guardia Costiera e dalla Forestale, dicendo che comunque in quegli impianti erano previsti già degli interventi. Nel taglio basso, popoli in vetrina per le giornate del Fai, oggi e domani visite guidate nella riviera di Capo Pescara tra antichi palazzi e monumenti della città. Le giornate del Fai sono giornate nazionali, oggi e domani aperti monumenti, bellezze naturalistiche, musei, appunto per le giornate di primavera per riscoprire il patrimonio culturale della nostra regione. Passiamo adesso al Messaggero. Andiamo a vedere la pagina di Chieti, però partiamo da Lanciano Vastortona. Rapinano le poste, colpa della crisi. Due uomini hanno preso d'assalto l'ufficio di via Sigismondi subito dopo l'apertura, immobilizzando le due impiegate. I due si sono giustificati così: non siamo delinquenti ma abbiamo fame e oggi non abbiamo altre alternative. I carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. I due malviventi però erano a volto semi coperto. Andiamo a vedere insieme il servizio. È di 20.000 euro il bottino della rapina compiuta all'ufficio postale del quartiere Santa Rita a Lanciano in via Sigismondi. Siamo brava gente, non vogliamo fare del male, hanno detto i due rapinatori alla direttrice Patrizia Ranieri, che racconta cos'è avvenuto attraverso la grata della finestra un paio d'ore dopo il fatto. Erano quasi le 8, stavamo aprendo l'ufficio, racconta la donna, quando l'impiegata e io ce li siamo trovati improvvisamente alle spalle e ci puntavano le pistole. Una volta all'interno del piccolo ufficio postale frequentato dai residenti del quartiere periferico, i due malviventi hanno cercato di rassicurare le due donne. Non vogliamo farvi del male, rubiamo per colpa della crisi, hanno detto mentre aspettavano l'apertura della cassaforte a tempo. Erano molto calmi, racconta ancora la direttrice, e anch'io sono rimasta incredibilmente calma, tanto che credevo quasi di essere stata ipnotizzata. Rubiamo per necessità, hanno continuato i due rapinatori, dopo aver legato strette delle fascette di filo elettrico intorno ai polsi e alle caviglie delle due malcapitate. Ancora visibili le scoriazioni sulla pelle, come certificato dal personale sanitario del 118, giunto sul posto assieme ai carabinieri della stazione di Lanciano. I due uomini avevano il volto scoperto, nessun accento particolare, indossavano dei cappellini. Mentre attendevano l'apertura della cassaforte a tempo alle 8.20, uno di loro ha continuato a parlare, rivolto alla direttrice. Che ti importa se rubiamo questi soldi? Mica sono tuoi, sono dello Stato. Poi i due rapinatori hanno afferrato il denaro, mettendolo in una busta e sono fuggiti. Fuori c'era un complice ad attenderli in auto. Non sono dei Robin Hood, ma erano sicuramente dei professionisti, commenta il capitano Massimo Capobianco, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Lanciano. Oltre al danno, quindi anche la beffa della presa in giro di due donne indifese. Sul posto è intervenuto anche il personale della scientifica dei Carabinieri. Il commento del sindaco Mario Pupillo, che annuncia a breve l'installazione di 30 telecamere per la videosorveglianza in città. Andiamo avanti con la pagina di Chieti. Vecchia Cari Chieti, stanza di fallimento fissata a maggio, l'udienza per decidere lo stato di insolvenza. Banca d'Italia certificò una perdita di 304 milioni e sofferenze per oltre 453 milioni di euro. In tribunale la relazione del liquidatore si profila alla richiesta di bancarotta. E poi eventi al Paratircaglia, arriva l'ok da parte del comune, sempre per gli eventi, il malato immaginario alla stagione del Marucino. Per quanto riguarda le vertenze, nuovo tavolo del prefetto per i precari di Teate Servizi, restando sempre alle vertenze, a Gissi, Valsinello, a rischio altri 100 posti di lavoro. A Vasto poi la visita del sottosegretario Chiavaroli al carcere di Vasto di Punta Penna, e a Lanciano tra fede e tradizione si apre la Settimana Santa e i riti della Settimana Santa spiegati in questo articolo. Passiamo adesso alla pagina dell'Aquila, sempre restando sul Messaggero. Gran Sasso è pronta una cordata
locale. L'ipotesi allo studio prevede la creazione di altri 300 posti di lavoro. I titolari di 7 stazioni sciistiche abruzzesi pronti a rispondere al bando esplorativo per la gestione di Campo Imperatore. Bartolotti dice che il rilancio porterebbe nuova linfa a tutto il settore, sarebbe la testa d'ariete della regione con importanti ricadute. E poi il progetto case, il Movimento 5 Stelle dice no alla demolizione, il 30% vuole restare negli alloggi. La Blundo porta in Parlamento il progetto di Piazza d'Armi, il ribasso del 62% grida vendetta. Nel taglio basso, droga dalla Calabria alla guerra per i soldi, questa l'inchiesta, minacce e incendi dolosi per costringere al pagamento delle partite di cocaina. Andiamo avanti, all'Aquila la processione del Venerdì Santo ora cambia look, per la prima volta dopo il terremoto i preziosi simulacri di Remo Brindisi usciranno dalla Basilica di San Bernardino. I cavalieri sfileranno avvolti con eleganti mantelli ideati e realizzati da Maura Sergio, dunque ci sono delle novità. Banca Etruria, risoluzione per seguire i risparmiatori, quella approvata in Commissione Bilancio in Regione. Andiamo sulla pagina di Avezzano Sulmona, vince 5 milioni ma resta il mistero. Si tratterebbe di un sessantenne del quale non si conosce l'identità, la ricevitoria fortunata si trova a Trasacco ma non ci sono conferme. Il numero estratto è il 15 sulla schedina Maxi Miliardario, sarebbe il montepremi record fino ad oggi di tutto il centro Italia. I punti vendita in città sono 4, tutti convinti che nel centro ci sia un nuovo super paperone. E a Ovindoli ruba un paio di sci, ma sono della polizia, è stato denunciato. Andiamo nel taglio basso, ad Avezzano donna aggredita viene trasportata all'ospedale a 40 anni, indaga la polizia nel massimo riservo, i motivi sarebbero probabilmente personali. E poi a Sulmona scandalo dei confetti verso il marchio IGP, le aziende rassicurano la clientela ma ad una ditta è stata bloccata la produzione con una operazione dei carabinieri del NAS di Pescara. E poi sempre a Sulmona, piazza contesta la giostra e gli ambulanti. Passiamo adesso sulla città per andare a vedere qualche notizia dal Teramano. Parliamo di sanità, la ASL riapre il concorso a tempo scaduto, un problema informatico fa scattare 40 giorni di proroga per accedere ai 56 posti di lavoro da operatore socio-sanitario. La proroga è dovuta ad un problema informatico ed è stata decisa dal DG Fagnano. Andiamo a parlare di politica adesso. Paolo Gatti, di Dalmazio sindaco, io lo sosterrei, così Paolo Gatti che insomma parla un po' a tutto tondo della politica teramana. Andiamo ancora avanti, Pinacoteca, problemi scomparsi per magia, infiltrazioni, umidità, danni alle tele e quadri che riappaiono dopo 2 settimane per il comune è tutto a posto. Andiamo avanti, Chiavaroli a Teramo per le carenze in tribunale, il sottosegretario alla giustizia martedì sarà in visita al Palazzo di Giustizia e al carcere di Castrogno. A Teramo per i disabili usiamo meglio i ribassi di gara, il grillino Berardini propone una soluzione per le barriere architettoniche, la frana di Colle Parco, l'esempio dal solo cantiere lungo il corso disponibili 720.000 euro di ribasso che il comune potrebbe impiegare subito. Andiamo in provincia, Ersi e stallo sulla nomina provinciale, la votazione tra Tiberi e Rossi finisce in pareggio, 22 voti a testa ma pesano le spaccature interne ai gruppi politici, dubbio normativo, non è chiaro cosa prevedono le regole in caso di pareggio, Di Sabatino costretto ad esaminare le carte. Per quanto riguarda l'agricoltura, olio dalla Tunisia, l'assessore Dino Pepe chiede maggiori controlli, a Castellalto Vincenzo Di Marco incontra i giovani e annuncia una nuova palestra. Per il turismo ai Prati di Tivo si scia anche a primavera, impianti aperti durante il weekend nella stazione turistica teramana dopo le abbondanti nevicate dei giorni scorsi.
Nella pagina della Val Vibrata, chiedono asilo ma spacciano droga. Tre giovani rifugiati politici sorpresi dai carabinieri al ferro di cavallo di Alba Adriatica, i tre ospiti di un appartamento gestito da una cooperativa, ed è qui che è scattato il blitz. Andiamo ancora avanti, la pagina di Giuliano Vamosciano, Riccione da sogno grazie alla Delfino di Mosciano, e poi nel taglio basso la pulizia tra moli e banchine affidata all'ente porto, sul tavolo anche la relazione del molo convergente per la messa in sicurezza. Ultima pagina, Roseto Pineto a Tri e Silvi, Pineto dà lezioni a Roseto sul Fratino, il sindaco Pavone ora avrà le spiagge protette, il collega Verrocchio recepisce le direttive del WWF. A Roseto sempre presentato l'esposto contro i lavori di via Colombo, a Pineto sindaco disponibile a spostare il giorno del mercato. Adesso apriamo la pagina dello sport con il calcio di Serie B ovviamente in primo piano, perché oggi gioca la Virtus Lanciano al Guido Biondi e poi domani ci sarà il big match tra Pescara e Crotone. Partiamo da quest'ultimo, che bomber Budimir Lapadula e sfida a suon di gol, e per l'attaccante del Pescara si fa avanti anche il Napoli. Domani a Crotone il duello a distanza tra due rivelazioni della B destinate a diventare uomini di mercato la prossima estate. Intanto nell'anticipo giocato ieri sera, Virtus Entella Spezia è finita 2-2, mentre sulla partita di Crotone andiamo a seguire il servizio di Andrea Costantini. Nella fase più difficile della stagione della gestione tecnica di Massimo Oddo, per il Pescara è il momento di tirare fuori gli artigli per non compromettere anche l'accesso ai playoff. La partita di Crotone, per quanto difficile, può essere quella giusta per ridare slancio ad un gruppo provato dalla carenza di risultati delle ultime uscite. Il Crotone gioca e lascia giocare, e questa volta l'11 di Massimo Oddo non avrà di fronte una squadra chiusa e sarà più libera di esprimere le proprie capacità di fraseggio che alimentano la fase offensiva. Torneranno a disposizione Verre e Scienzi, rientrerà Zampano, e ciò servirà a ritrovare alcune di quelle certezze venute a mancare negli ultimi tempi. In difesa potrebbe toccare nuovamente a Mandragora al centro della difesa con Fornasier. A quel punto partirà dalla panchina Suleiman Diamutene, che in settimana è tornato biancazzurro con grande entusiasmo. C'ho voglia di mettermi in gioco, perché ancora c'ho tanta voglia, tanta voglia di sfondare ancora, e quindi ho avuto un po' di problemini nel passato, però comunque non voglio tornare dietro. Adesso mi è arrivata questa opportunità, veramente lo voglio ottenere veramente stretta, con la massima impegno, con poche parole, e veramente sudare molto in campo. Fisicamente sto bene, perché non mi sono mai fermato da quasi 3-4-5 mesi, non mi sono mai fermato. Il Crotone però gioca davanti al pubblico amico, vuole tenersi il primato e punta ad un doppio riscatto, dal secco 3-0 di una settimana fa a Brescia e soprattutto dal 4-1 dell'andata, quando il Pescara sfoderò una delle migliori prestazioni stagionali, annichilendo l'11 di Ivan Juric. La Serie A è vicina, ma guai a rallentare, come conferma sul sito ufficiale del Crotone il portiere Alex Cordaz. Dobbiamo affrontare tutte le partite al massimo e cercare di ottenere il maggior numero di punti possibili, il prima possibile. È pericoloso parlare di amministrare dei punti in più o quant'altro, quindi credo bisogna essere concentrati e concreti e portare a casa tutto quello che si riesce a portare. No, il Pescara è una grandissima squadra, penso una delle più attrezzate del nostro campionato. Hanno avuto un momento difficile, ma credo che ormai per loro sia alle spalle, perché appunto una partita come quella che arriva domenica possa dare grande motivazione a loro, visto che devono recuperare parecchio terreno. E come detto in precedenza, al Guido Biondi oggi alle 15 arriva il Cesena, arbitra Luigi Nasca di Bari, Lanciano all'assalto per continuare la risalita, il Baby Vitale, due gare di fila al Biondi, bisogna sfruttare il fattore campo, il tecnico Maragliulo potrebbe dare un turno di riposo a Vastola a beneficio di Rocca e Romagnoli con Ciano e Djuric in attacco e Ragusa pronto ad entrare. Andiamo a vedere le probabili formazioni che scenderanno in campo questo pomeriggio per il Lanciano: Cragno in porta, Aquilanti, Rigione, Amente, Di Matteo in difesa, Bacinovic e Rocca a centrocampo, Vitale, Marilungo, Di Francesco e Ferrari. E poi per il Cesena, Gliardi in porta, Renzetti, Lucchini, Caldara e Perico in difesa, Cone, Sensi, Ragusa che è dato in formazione ma bisognerà vedere, Rossetti e Ciano, e poi Djuric, l'Ariete in avanti.
Andiamo adesso alla Lega Pro. L'Aquila tenta lo sgambetto a Gattuso, ma al Fattori oggi la sfida contro il Pisa. Il Teramo invece va ad Arezzo senza Cenciarelli. Il patron Campitelli intanto cerca un socio al 20%. E poi cambiamo disciplina, ipotesi l'Aquila come sede della prima Final Eight, il presidente, anzi no, restiamo alla Lega Pro, il presidente della Lega Pro, ospite del Panatron, illustra i programmi e spunta la candidatura dello Stadio Acquasanta per gli spareggi del 2017. In Serie D, domani in campo il Chieti perde Sbardella, rinviata il 30 marzo a Vezzano Giulianova. Il basket di Serie A2, domani in campo Brian Nomifidio di Iesi, il pivot del Roseto, attenti, lotta per i play-out, Lilov Chieti, salvezza al più presto. E poi il calcio a 5, al Real Dem non riesce l'accoppiata, la squadra neopromossa in A2 cade 5-3 nei quarti di Coppa Italia. Per le bocce, Raffa, Virtus L'Aquila, oggi a Roma cerca a lungo in vetta. Nel taglio basso, la palla a mano di Serie A, Città Sant'Angelo voglia di impresa, e poi la palla a nuoto di Serie B maschile, A2 femminile, Original Marins in vasca per i playoff, Biancazzurri per il terzo posto, Acquatico col Bari, donne a Civitavecchia. Poi andiamo a parlare adesso di ciclismo. GM Ovini arriva a Damiani per pensare in grande. La società del patron Marchesani apre a un nuovo socio e ingaggia un team manager esperto nella speranza di fare il salto di qualità nel 2017. Oggi in 200 alla classica della Milano-Sanremo. Per il volley di A2 Ortona stasera chiude in casa, Cortina è ai saluti. Nel taglio alto le arti marziali, che brave, Vivarini e Sbaraglia. E poi nel taglio basso la pallavolo di B1 e B2, Paglieta e Osimo per il colpo e spera nell'aiuto del Montorio. È tutto per quanto riguarda la nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito, io ovviamente vi auguro un buon fine settimana. Arrivederci.